Buonasera. Buonasera, è con vero piacere che questa sera sono qui per accompagnare l'ultima serata del Festival Terre del Negromaro, la serata conclusiva. Devo dirvi che quando il sindaco François Imperiale mi ha contattato per propormi questo accompagnamento, ho testimoniato tutte le mie perplessità, perché io, per chi mi conosce, non sono una giornalista, non sono una conduttrice, mi chiamo Stefania Mandurino e sono un'imprenditrice turistica. Mi sono occupata di promozione territoriale e istituzionale per tanti anni ed è proprio in questa occasione che ho avuto modo di conoscere il vostro territorio e anche il vostro sindaco, quando nel 2009 ci fu la prima edizione del premio delle Terre del Negromaro. Dopodiché mi ha raccontato per quale motivo aveva fatto questa scelta, insomma alla fine sono qua. Per cui mi scuserete se ci saranno delle defaianze, perché ci saranno certamente, perché ripeto, non è il mio mestiere. Iniziamo con i saluti. Saluto prima di tutto la comunità di Guagnano, tutta, a iniziare dal sindaco, gli amministratori, i consiglieri e tutti i cittadini. Grazie per questa bellissima accoglienza, grazie per queste tre serate sicuramente molto impegnative, che avranno creato anche qualche disagio alla comunità, però sicuramente ne vale la pena. Passo a salutare adesso le autorità civili, militari ed ecclesiali presenti. Io mi permetto di salutare anche le persone, il sindaco, che stanno per raggiungerci, perché mi fa piacere farlo. Saluto la Presidente del Consiglio Loredana Capone, la Presidente del Consiglio regionale che tra momenti sarà con noi, l'Assessore all'Agricoltura Pentasuglia purtroppo non riuscirà a raggiungerci, però è come se fosse con noi per tanti motivi, ce lo dirà il Sindaco, l'Assessore alle Attività Produttive Alessandro De Vicinosi sta per raggiungerci, il consigliere Donato Metallo è qui con noi, grazie consigliere per essere venuto, sempre vicinissimo a questa comunità, lo sappiamo bene. Il vicepresidente della provincia di Lecce, Antonio Leo, dovrebbe raggiungerci tra breve, e saluto il sindaco di Campi, nonché presidente dell'Unione Comuni Nord Salento, Alfredo Fina. Grazie sindaco di essere con noi. Saluto tutti gli altri amministratori e sindaci presenti e grazie per la testimonianza della vicinanza a questa comunità. È sempre bello parlare con le campane in sottofondo. Saluto poi i partner del festival e del premio che stasera sono qui con noi, e quindi il vicepresidente del distretto agroalimentare ionico salentino, il dottor Sandro Candido, buonasera, con la signora Patrizia, e ci raggiungerà Cosimo Durante, presidente del CALTER ed Arneo. Saluto il direttore del consorzio di tutela Vini Doppo Salice Salentino, Eugenio Manieri, e il delegato dell'AIS, Associazione Sommelier, Marco Albanese, che in verità viene sostituito da Cosimo Galasso, perché ha una motivazione validissima per non essere stasera con noi, ma è come se lo fosse. L'Università del Salento è un altro partner, e quindi saluto il magnifico rettore fuori regione e anche i docenti che ci hanno accompagnato in questi giorni. Altro partner, l'Istituto Professionale De Pace, la cui preside Silvia Madaro Metrangolo ha pregato di portare i suoi saluti, perché per altri impegni non può essere con noi, ma cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare i ragazzi che si sono occupati dell'accoglienza in questi tre giorni, coordinati dalla professoressa Carlucci. E colgo l'occasione anche per salutare, era un minuto fa qui con noi, ma sicuramente la rivedremo, Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto Turismo delle Radici, a cui facciamo tanti auguri non solo per l'importante ruolo e responsabilità avuto, ma perché tra qualche giorno nascerà Caterina, e Marina è con noi ed è stata con noi tutti questi tre giorni. Allora, siamo alla 13ª edizione del premio del Negromaro, però in verità quest'anno c'è stato un cambio di format assoluto. Una tre giorni, quindi dal premio siamo passati a un festival,
un cambio di periodo, un cambio di tante cose, ma soprattutto un qualcosa che è semplicemente un evento vetrina all'interno di un progetto di sviluppo locale di cui ci parlerà adesso il nostro sindaco, che prego di raggiungermi sul palco. François Imperiale, un applauso al sindaco. Buonasera sindaco. Grazie. Buonasera Stefania e grazie per aver accettato il nostro invito qui a Guagnano. Grazie di essere venuta, siamo noi che ti ringraziamo. Spero che tu me lo possa dire alla fine della serata, vedremo che sicuramente succede. Intanto ciao Guagnano, torniamo in questa piazza che già ieri sera ci ha riservato piacevoli sorprese dentro questo nuovo format che include anche la serata del premio che stasera stiamo andando a celebrare. Non è un capriccio, non è una voglia di nuovismo giusto per avere un nome più corto o essere... Qual è il nome? Are. E che vuol dire? Che possiamo anche dire AR, perché vabbè, le are sono le unità di misura, no, della nostra terra. È stato un confronto tra noi amministratori, in particolare con Andrea Rizzo, che ha lavorato molto sulla comunicazione quest'anno, e ci è piaciuto questo nome corto, ma è anche la coniugazione quest'anno di tre verbi che sono coltivare dialoghi. Li abbiamo coltivati l'altra sera nell'ex mattatoio, in cui il nuovo laboratorio di identità rurale, in cui abbiamo sviluppato i temi alla presenza dell'Università di Pollenzo, l'unica facoltà di scienze gastronomiche in Italia, l'Università del Salento con la facoltà di enologia, Dario Stefano, già senatore della Repubblica, ma personalità importante e influente nel mondo del vino, non a caso stasera sarà uno dei premiati, perché è anche colui grazie al quale abbiamo la legge sull'enoturismo in Italia, non c'era. Quindi abbiamo iniziato in questo modo perché volevamo dare centralità ai temi, e i temi si devono discutere in contesti in cui si può ragionare e si può riflettere. Quindi in un confronto che è durato un anno con quelli che poi sono i partner principali, che sono le cantine di questo territorio e le gastronomie, sono nate alcune esigenze e anche, devo dire, alcune critiche costruttive che hanno richiesto un nuovo format in cui nelle tre serate si potessero avere gli spazi per coltivare i dialoghi, gli spazi come ieri sera, in cui questa piazza era, non lo dico perché sono in sindaco, ma era splendida, perché era un salotto del vino con tutte le pagodine dentro che non avevamo mai sperimentato. Ieri sera ha brillato veramente come non mai, e lì abbiamo gustato con la possibilità di avere questo rapporto tra chi ci viene a trovare e il produttore che ti racconta il prodotto e il territorio che c'è dietro quel prodotto. E stasera è sconfinare perché stasera ospitiamo tante persone che verranno da tante parti, e sconfiniamo rispetto alla piazza, perché l'evento si sposta in tutto il centro storico, sono aperti luoghi da visitare, tra frantoi, i musei del vino, le corti con gli spettacoli curati dal Fondo Verde. Quindi abbiamo il format che da tanti anni conosciamo e da tanti anni ci regala successi. Quindi la nostra ambizione è quella di essere all'interno del territorio, sicuramente un piccolo paese, ma che ha ancora molto da raccontare, e soprattutto che ha la consapevolezza che facendo rete con tutti quelli che sono i comuni intorno, in un territorio irripetibile, perché il Negramaro si fa solo qui con queste caratteristiche, nessuno ce lo può copiare, ma dobbiamo fare ancora molta strada per dire chi siamo, siamo, cosa vogliamo raccontare di noi. Ecco il festival. Ovviamente il festival deve essere la vetrina all'interno di un contesto che dura tutto l'anno, in cui le amministrazioni locali devono strutturare e infrastrutturare il territorio in modo che i centri storici, in modo che i collegamenti tra centri e cantine, campagne abbiano un racconto e abbiano una riconoscibilità immediata, quindi siano curati e siano immediatamente brandizzati. Terra del Negramaro è un brand importante che dobbiamo promuovere, all'interno ci devono essere i racconti, dobbiamo saperci raccontare. Questa sera avremo tante storie da raccontare, poi
anche i premiati, oltre a Dario abbiamo la possibilità di avere questa sera padre Antonio Leuci, che è un nostro concittadino che in Albania ha fatto tanto, e poi sarà lui a raccontarvi il suo ruolo nella Caritas albanese e non solo. E poi abbiamo Emilio Casalini, conduttore di Rai 3 di Generazione Bellezza. Io non nego, Emilio, che quando seguivamo e seguiamo la tua trasmissione, che racconta come da piccoli borghi esperienze e idee si possano poi trasformare territori deserti, soggetti a spopolamento, invece a realtà che rinascono. Ecco, noi abbiamo questa ambizione, anche un po' folle, ma la vogliamo avere, di rendere questo territorio qualcosa che abbia da raccontare cose importanti. Quindi, da parte, bisogna sognare e buttare il cuore oltre lo stato. Esattamente, bisogna sognare e bisogna ambire, nell'umiltà, ma essendo consapevoli che quando si amministra bisogna segnare l'orizzonte. Quindi il progetto a quale come obiettivo? Cosa vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare ad essere una destinazione enoturistica. Vogliamo fare questo all'interno di un territorio che ha una vocazione fortissima, e vogliamo avere la possibilità che quando qualcuno ci viene a trovare capisca che questa è una destinazione enoturistica. Su questo dobbiamo fare strada. E ricordiamo che il settore è un settore di grande interesse, tu lo sai che io sono un po' fissata con i numeri, però voglio ricordare che l'enoturismo per l'Italia vale un giro d'affari di 2,5 miliardi di euro, grazie alla presenza di circa 14 milioni di ospiti, questi sono dati che sono stati dati a Galba lo scorso autunno, che l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio per i turisti italiani e stranieri in Italia. Subito dopo viene la cultura ed altri, però è assolutamente importante, che il 90% dei turisti che vengono in Italia vogliono comunque fare un'esperienza enogastronomica, al di là del fatto che vengano per altre motivazioni, ma quella è dominante, che il turista che fa percorsi enogastronomici è un turista alto spendente, spende di più di tanti altri turisti. E poi ricordiamoci che il primo souvenir, quello più cercato da chi raggiunge l'Italia, è quello enogastronomico. Quindi voglio dire che il sindaco, oltre che sognare, sta facendo riferimento a tutta una serie di aspetti anche di carattere economici assolutamente molto molto importanti. Bene, per realizzare queste tre giornate abbiamo avuto vicino a noi tutte le cantine, le vogliamo ricordare tutte? Assolutamente. Le otto cantine di Guagnano, le otto cantine... Non solo le otto cantine di Guagnano, ma abbiamo quest'anno 16 cantine, che sono chiaramente il fiore all'occhiello di questo territorio. Però voglio dire una cosa, Stefania. Senza il lavoro del Comitato Tecnico Operativo, che da un anno in maniera volontaria e gratuita si confronta con queste realtà e cerca di capire che cosa vogliamo, no? Perché abbiamo avuto anche momenti forti e tra virgolette scioccanti. A un certo punto ci hanno detto: ci va bene essere in invasi una sera da tante persone, è bellissimo, ma vogliamo avere anche lo spazio e la possibilità di racconto. Per fare questo dovevamo apportare alcuni cambiamenti. È chiaro che tutto non si può fare in un anno, ma c'era l'esigenza di... Però questo lo fai quando c'hai i sostegni forti. E io lo voglio dire chiaro, senza la Regione Puglia e senza l'assessorato, in questo caso alle politiche agroalimentari, il festival difficilmente avrebbe preso vita. Perché poi bene i sogni, bene le ambizioni, ma se non si hanno le risorse, le cose non si fanno. Benissimo, quindi l'assessorato all'agricoltura in primis, poi ci sono stati altri sponsor che vogliamo ricordare? Sì, o facciamo salire il nostro Angelo, visto che hai parlato del CTO, il coordinatore del CTO, del Comitato di Cooperativo. Prego Angelo Mitrangolo, un applauso ad Angelo che veramente si è speso insieme a tutti i componenti del Comitato moltissimo, e insieme ai tuoi assessori e ai tuoi consiglieri. E tra poco faremo salire. Prego Angelo, raccontaci com'è stata questa esperienza, qual è stato il vostro contributo, che cosa vuoi raccontarci di questi tre giorni così importanti, così faticosi, e poi raccontaci tu chi ti è stato vicino. Sì, è stata un'esperienza molto avvincente, faticosa, ma senz'altro piena di grandi soddisfazioni. Alcune cose le ha già introdotte, diciamo, il sindaco François Imperiale. La prima cosa che noi abbiamo provato a fare è tirare fuori
dal cassetto delle cantine i vini più preziosi, più prestigiosi. Sono vini che abitualmente era un po' complicato degustare in un contesto in cui l'affluenza di pubblico era particolarmente, diciamo, importante. Però per degustare dei vini è necessario costruire un contesto qualificato, apposito, costruire spazi accoglienti, ma anche ritmi adeguati a questo tipo di degustazione. Il vino non è una barzelletta, è un prodotto serio, dove dietro c'è la fatica di contadini e di produttori, e come tale va trattato con estrema cura. E il primo pallino nella testa del comitato tecnico operativo, del quale poi io vi racconterò, diciamo, tutti i componenti che ci hanno lavorato, è stato questo. Quindi l'obiettivo qual era? Era di mettere nella serata di ieri al centro della piazza le cantine. La piazza, come voi ben sapete, prima era il luogo dove c'era l'intermediazione per cercare la forza lavoro, e la forza lavoro era quella che sorreggeva poi l'agricoltura, no? Però adesso in questa nuova edizione in piazza c'erano le bottiglie, c'era la fatica di un processo di innovazione e di trasformazione delle uve in bottiglia che hanno consentito di lasciare qui gran parte del valore aggiunto che le nostre cantine del territorio, dell'areale del Salile Salentino DOC hanno potuto sviluppare in questi anni. Questa è stata la nostra prima fissazione, chiamiamola così. Poi abbiamo iniziato a lavorare sulla nuova grammatica dell'essere e dell'agire, e quindi abbiamo provato a costruire una narrazione intorno al gusto, ai dialoghi e intorno al territorio. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato dal nome, il nome che è Are, del quale ha già detto molto il sindaco, però c'è accanto ad Are c'è una sbarra, uno slash, che sarebbe come un raggio di luce che illumina, diciamo, la traiettoria di questo festival, di questo contenitore culturale, che apre chiaramente al futuro di questo festival che accompagna anche altre declinazioni dei verbi che accompagnano questo festival: coltivare, gustare e sconfinare. Stasera è la serata dello sconfinare. Lo sconfinare in qualche modo cos'è per noi? È lasciarsi attraversare dai pensieri delle persone che saranno premiate, perché a loro consegneremo, diciamo, come dire, un testimone importante, e noi vogliamo nutrirci anche dei messaggi che loro ci porteranno. Ieri invece abbiamo gustato, ma il gusto non è solo del vino, il gusto è di ogni elemento che la comunità possiede. Si può gustare una relazione, ma si può anche gustare un vino, si può gustare un cibo, si possono gustare tante cose in una comunità, per cui accanto al vino noi abbiamo abbinato le bellezze di questo posto, che sono fondamentali, ecco. Quindi questi sono gli elementi essenziali. Noi abbiamo visto che c'è stato un riscontro importante, soprattutto su questo andamento lento, la possibilità di dialogare, di incontrare e soprattutto di fare esperienze, perché le persone hanno bisogno di raccontare, di interagire, ma anche di una esperienzialità, di conoscere la nostra identità, perché la nostra identità è forza, e attraverso questa forza noi possiamo costruire il nostro futuro. Per cui potrei già da subito farvi i nomi delle competenze. Questo non è un organismo, diciamo, politico, è un organismo che ha un carattere tecnico, e alcune di queste persone già lavorano in istituzioni culturali, lavorano nel mondo del vino, si occupano di logistica, cioè fanno cose che hanno un'attinenza con l'organizzazione degli eventi, ma anche con la conoscenza del territorio e del vino. Alcuni di questi, diciamo,
hanno dato un maggiore impegno, ma tutti hanno dato il contributo in idee. Diciamo, di questo comitato facevano parte Angelo Bianco, che notoriamente si occupa di eventi, Antonio Congedo in qualità di presidente della Prologo, il sindaco che svolge un ruolo di presidenza del comitato, Andrea Leuci che è un contadino, oltre ad essere diciamo, è un agricoltore che porta avanti le campagne di famiglia, Mimma Leuci che è una sommelier, Tiziano Marcucci che è il nostro ponte con le istituzioni scolastiche, alle quali noi guardiamo con interesse perché vogliamo diventare sede di pratica delle professioni del turismo. Poi abbiamo io che svolgo il ruolo di coordinatore, Luca Ricciato, Mino Rosato che notoriamente si occupa di gastronomia, Francesca Serio che è ricercatrice presso l'Università del Salento e Claudio Sorrento invece che è in rappresentanza della Prologo di Villa Baldassare. Queste sono competenze valide. L'ultima cosa che io aggiungo è questa: il Comitato Tecnico Operativo non è un dato acquisito per sempre, è proporzionale all'avanzamento del progetto. Il progetto cresce se anche il Comitato Tecnico Operativo si rafforza e aggiunge gradualmente le competenze necessarie affinché si possano sempre raggiungere gli obiettivi migliori del progetto. Grazie Angelo. Hai parlato di competenze ed è certamente così, ma io in questi giorni ho visto veramente tanto cuore, passione, generosità, voglia di dare e questo penso che poi possa fare la differenza rispetto a tante altre situazioni. Quindi persone che veramente anche con i 40 gradi noti a tutti si sono impegnate e dedicate proprio perché alla base di tutto c'è tanto cuore e tanto passione. Però oltre al comitato sono state tante le associazioni che hanno vogliamo ricordarle perché credo che meritano tutti veramente per l'impegno che abbiamo visto, le associazioni, le gastronomie. Sì, diciamo le gastronomie anche, ecco, vorrei aggiungere qualcosa sulla gastronomia perché è un lavoro anche questo in costruzione del nuovo format. Perché le gastronomie nell'abbinamento con il vino hanno un ruolo determinante e su questo stiamo lavorando alacremente perché in futuro le gastronomie diventino l'esperienzialità che ancora manca a questo festival, ossia costruire momenti di illustrazione di ciò che la gastronomia può fare a cielo aperto nel centro storico, ma anche un momento in cui viene effettivamente coinvolto il turista, l'avventore, l'intenditore. E c'è un lavoro che non si può fare in tempi brevi, perché richiede anche una disponibilità delle nostre gastronomie locali, ma anche dei comuni limitrofi, a misurarsi con questa nuova dimensione, che è una dimensione che richiede anche investimenti strutturali e di capacità di affrontare momenti di questo genere. Ci stiamo lavorando accanto alle gastronomie, anch'io ringrazio le cantine, in particolare chi con le cantine si è relazionato con grande professionalità, in particolare Mimma Leuci e Francesca Serio che hanno svolto un lavoro di raccordo egregio, che sono i nostri sommelier. Le associazioni come sempre diciamo fanno un lavoro che può sembrare oscuro ma che in realtà è un ruolo fondamentale perché nell'allestimento di una strada oppure in una semplice fornitura di un piccolo servizio e poi c'è il mondo diffusissimo di persone che hanno un legame, oserei dire, quasi sanguigno con questo evento che di notte, ieri notte, noi abbiamo praticamente cambiato completamente lo scenario e non è semplice, questa cosa lo si può fare solo attraverso la collaborazione di tantissime persone che si possono identificare perché hanno tutte la maglietta con i loghi di Are Festival e a loro io umilmente chiederei di fargli un grande applauso perché loro sono il cuore pulsante, il braccio
i bracci accompagnano sempre la mente, senza ciò non si può fare niente. Certamente. Sindaco, invece anche tu mi hai parlato di un grande sostegno e aiuto da parte delle persone che ti sono vicine in amministrazione, lì, in quel luogo, vero? Beh sì, un evento del genere non lo si fa da soli, e in questo io devo dire che sono un sindaco fortunato, l'ho sempre detto nel corso di questo anno, non solo perché ho un'amministrazione giovane, ma perché ho un'amministrazione che fa. Fino a 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, c'erano tutti gli assessori sudatissimi che si erano montati con tutto l'allestimento, curato ogni dettaglio, e adesso sono qui. È chiaro che poi all'interno degli eventi ci sono assessorati maggiormente coinvolti, come quello in questo caso, come quello della cultura e dello spettacolo, ma ricoperti da Mimma Leuci e da Andrea Rizzo, ma tutta l'amministrazione, tutta. Questo è un lavoro di squadra. Poi ripeto, in ogni settore ci sono responsabilità maggiormente dirette, però questo è un evento più grande delle potenzialità del paese, è un evento che blocca per 2 mesi l'attività amministrativa. Io ringrazio tutti i funzionari, tutti i dipendenti che ci hanno sopportato e ci hanno supportato, perché negli ultimi 2 mesi si è parlato solo ed esclusivamente di questo, perché è complicato muovere la macchina amministrativa, perché c'è tanta burocrazia di mezzo, ma ci hanno dato grande esperienza e grande sostegno. Quindi io adesso chiamerei Andrea e Mimma per permettere loro di raccontare alcune cose. Prego. Abbiamo altri 2 microfoni o diamo il mio? Perfetto. Allora, presentali tu, che mi sembra la cosa più giusta. Mimma Leone è la nostra assessora alla cultura, quindi le passo subito parola. Grazie a tutti. Io sono molto contenta stasera, perché grazie al CTO, a questo nuovo format dell'evento di punta di Guagnano, la parte culturale è veramente in primo piano, quindi non posso fare altro che essere fiera del mio paese, della mia comunità, che hanno contribuito veramente in toto a realizzare tutto questo. Sono fiera della parte artistica, e devo dire che ogni ambito di questo festival ha veramente recuperato la dimensione culturale. Ecco perché mi sento particolarmente orgogliosa di tutto questo. Grazie al CTO per questa sfida, per questo atto di coraggio che abbiamo accettato e affrontato, spero, nel migliore dei modi. Il binomio, l'integrazione di tutti gli ingredienti, come dicevamo l'altra sera. Andrea. Sì, tra tutti gli ingredienti ovviamente non può mancare la musica che abbiamo curato insomma insieme alla mia collega Mimma Leone. Insomma, tra di noi a volte il perimetro di competenza diventa molto sottile, quindi è molto facile collaborare. Quindi Mimma ha curato la direzione artistica dei fuochi di spettacolo in collaborazione con il Fondo Verdi, e io mi sono occupato della direzione artistica del Parco Centrale, che ieri ha visto le selezioni in vinile di Matilde Davoli e Giovanni Ottini, e questa sera insomma abbiamo pensato a Serena Bancale, che è una grandissima performer, che secondo noi era un po' la perfetta sintesi di quello che poi è l'anima di questo festival, ovvero la tradizione e la ricerca. Grazie. Bene, grazie a voi, grazie. Allora, signora, se siete d'accordo, sì. Io adesso, prego, rimanete qui, volete rimanere con noi, con piacere. Farei salire Donato Metallo, il consigliere regionale. Altra persona che mi ha sopportato e supportato. Consigliere regionale dal 2000, sindaco di Racale per 2 legislature, amatissimo e carismatico. Sì, ti definiscono, ma è assolutamente vero. Non è vero. Vicino da bravo sindaco a tutte le comunità, hai fatto in regione 2 leggi. Cui ancora ti ringraziano sia i volontari, le comunità di organizzazione di eventi, ma anche i sindaci, a sostegno la legge per le bande e quella per le feste patronali. Grazie Donato per quello che fai, presidente della commissione cultura in regione. Prego. Rubo questa del sindaco.
Buonasera a tutte e a tutti, ed è sempre un piacere essere e tornare qui. Diciamo, io poi ci vengo spesso, non solo nei giorni di festa, ma vengo perché ci sono tantissimi amici. Ci tenevo, ruberò pochissimo perché la serata è lunga, gli ospiti sono illustri e sicuramente gli interventi saranno più autorevoli. Però ci tenevo ad essere qui oggi e a dirvi grazie, a dire grazie alla comunità di Guagnano, al sindaco e all'amministrazione. Faccio un passaggio su quello che ha detto il sindaco prima. Noi abbiamo visto e vediamo una squadra che era qui a montare, perché si parlava prima di visioni, di orizzonte, di immaginario. Angelo parlava di narrazioni, di quanto abbiamo bisogno di raccontare questi luoghi e queste terre. E poi insieme a questo però c'è il sacrificio, c'è il sudore, c'è il fatto di stare sotto al sole perché poi le cose devono andare bene. E François, diciamo, io controllo fino all'ultimo gazebo che sia montato bene, perché è questo che fa un sindaco quando fa bene il suo lavoro. E quando abbiamo fatto quei chilometri che ci portano a Bari in regione, la bellezza è stata di far entrare in assessorato François e Angelo, e la bellezza è stata quando loro raccontavano, non solo con competenza, perché è bello avere persone competenti, sono quelle che fanno la differenza, ma anche con molta passione il nuovo progetto, Area. E lì è bello perché tu rappresenti questa terra, rappresenti la bellezza, la competenza e la passione di questa terra. E questo ha portato, ha convinto poi, no, la Regione Puglia a investire fortemente su questo festival, e investire con una forma diversa rispetto alle altre, François. Cioè l'assessorato fra i progetti di interesse regionale ci ha messo il Festival dell'Egramaro, ci ha messo Guagnano al centro di una strategia regionale, perché sono stati convincenti, perché c'è un progetto, c'è un programma, c'è una visione e c'è costruzione di questa visione. L'anno scorso l'abbiamo finanziato con il Fondo Cultura, quest'anno con il settore agricoltura. E questo cosa sta a significare? Sta a significare quello che Angelo diceva, sconfinare. Mettiamo in rete, in relazione, tantissimi luoghi, tantissime persone, forme di produzione, ma soprattutto di come stiamo al mondo, di come viviamo questa terra. Si parlava, François parlava prima del microclima, delle tecniche di lavorazione, della sapienza artigianale, dei saperi, della trasmissione di saperi. Allora tutto questo racconta questa terra, e questa terra fa la differenza. Ed è bello che a rappresentare questa terra ci siano queste persone. Io sono onorato di aver fatto questo viaggio insieme a loro. Grazie. Grazie. E noi ti ringraziamo perché sappiamo quanto sei vicino a loro, ma quanto sei vicino a tutti noi. Grazie. Abbiamo interrotto consigli regionali con l'assessore Pentassulli, ha chiamato fuori dal consiglio perché c'era Guagnano che rompeva le scatole, che ci saluta caramente, che ci saluta, e lo salutiamo, abbiamo sentito stamattina. Però è così, essere stati inseriti tra i grandi eventi per noi è un passaggio molto importante, perché l'anno prossimo ci permetterà poi di cominciare a mettere i tasselli giusti dentro qualcosa che deve crescere. Quindi grazie a Donato. E a proposito di sconfinare, andiamo oltre i confini amministrativi e invitiamo qui da noi il sindaco di Campi, Alfredo Efina, ma in verità nella veste di presidente dell'Unione dei Comuni del Nord Salento. Perché, caro sindaco, caro Angelo, quando parliamo di territori, quando parliamo di destinazioni, quando parliamo di percorsi, ovviamente si parla di rete tra comuni, di rete tra imprese, di rete tra associazioni, ma il fare rete e lo stare insieme per una visione comune nell'interesse del territorio allargato è fondamentale. Prego. Buonasera a tutti. Sì, ci sono state le parole fondamentali durante gli interventi che avete fatto: sognare, collaborare, visione, programmazione. Ma tutto questo deve necessariamente essere coniugato con la parola territorio. Secondo me, lo dico da presidente dell'Unione, ma l'abbiamo detto sempre in questi anni, loro ne sono testimoni, rimane una parola, bisogna farla diventare attualizzata, bisogna farla funzionare. Questo evento, del quale non dico che sono invidioso, ma orgoglioso di essere qui stasera presente come presidente dell'Unione, non può essere solo di Guagnano.
la Focano non può essere solo di noi, la Città del Libro non può essere solo di Campi. Se noi non facciamo questo salto culturale e capiamo che deve essere di territorio, purtroppo la scommessa non la vinciamo. Saranno solamente sacrifici, sarà solamente impegno, sarà sudore ogni giorno, ogni anno una scommessa, ogni anno le critiche, però poi dopo la scommessa non la vinciamo per farci guardare dall'Italia, da tutti. Nel sud del Salento sono stati più bravi, sono stati più reattivi, noi siamo stati un po' più sonnolenti. Il nord Salento si è addormentato un po'. C'era Marcello Veneziani in un libro di anni fa che diceva: i salentini sono seduti su un tesoro, non se ne sono mai accorti. Noi siamo su un tesoro, lo diceva prima il consigliere Metalli. E proprio questa è stata la scommessa che Campi ha fatto, sapendo di avere a fianco Guagnano con la sua storia per quanto riguarda l'enologia. E abbiamo partecipato ad un bando per una vecchia manifattura di tabacchi per fare un centro di ricerca sul vino con dei partner importanti, l'Università del Salento, Assonologi, DICE, Legantino, c'è dell'altro ma non mi sta sfuggendo, ma l'importanza perché volevamo mettere a disposizione un centro di ricerca che nell'Italia centro-americana non c'è. Il senatore Stefano sa perfettamente di quello che sto parlando. Ahimè, purtroppo l'abbiamo annunciato l'anno scorso, non vuole essere una critica, però questo è, stiamo ancora fermi lì, abbiamo appaltato, abbiamo fatto tutto, ma siamo fermi lì perché i fondi non arrivano. Ma è un anno che abbiamo perduto, è un anno che Guagnano ha perduto, un anno che il Salento ha perduto, un anno che l'Italia centro-americana ha perduto. Su questo dobbiamo continuare a battagliare. Non possiamo pensare che l'Unione del l'Unione del Nord Salento si fermi a dare delle piccole prebende. Dobbiamo essere ambiziosi, lo diceva lui. Io lo sono per la Città del Libro, loro lo sono, ma dobbiamo metterci insieme. Cambiano i sindaci, non fa niente, ma il territorio è quello. La scommessa è quella e bisogna vincerla. Su questo dobbiamo continuare a lavorare e io nel ringraziarvi voglio dare un grande abbraccio affettuoso a tutta l'amministrazione che da qui da un anno mi pare e che con tanto tanto impegno sta cercando di fare questo discorso e di mettersi in rete con tutto il nostro Salento. Grazie François, grazie a Guagnano e grazie a tutti. Grazie delle parole, ha perfettamente ragione, dobbiamo essere fiduciosi, sono processi lunghi che presuppongono anche tanta maturità da parte di tutti noi, riuscire a fare un passo indietro quando nell'interesse del bene comune, ma ci riusciremo. Bene, allora, adesso io inviterei, se siete d'accordo, spostiamoci, sindaco, spostiamoci, non so perché ci abbiamo sempre di là, inviterei i partner operativi di queste tre giornate e non solo, in verità, di tutto il progetto. Quindi chiamerei qui con me, qui con noi, il vicepresidente del distretto agroalimentare Ionico Salentino, Sandro Candido, dottor Sandro, prego. E poi inviterei anche il direttore del consorzio di tutela di Nidop Sacile Salentino, Eugenio Manieri. Buonasera. Abbiamo, ok, va bene. Allora, caro vicepresidente, ce l'abbiamo benissimo. Allora, in rappresentanza dell'AIS, Carmine Galasso, il miglior sommelier di Negromaro di Puglia 2023. È vero, in borghese, in borghese. Prego, per caso abbiamo qualche altro microfono, se è possibile? No, non l'abbiamo. Va benissimo, va benissimo. Allora, io inizierei con il nostro vicepresidente. Bene, distretti agroalimentari in questo concetto di rete di cui abbiamo parlato adesso. Sì, io voglio dare un'idea di massima nell'argomento. Intanto grazie per questa serata, un parterre bellissimo. Ringrazio tutti voi per essere qui. DICE significa Distretto Agroalimentare Ionico Salentino.
vorrei precisare che Salento significa Lecce 1570, ma non perché l'abbiamo stabilito noi, ma perché è dal 1673. Questo significa che noi abbiamo circa 300 aziende associate, di cui 200 sono nel settore vitivinicolo, e 30 partner che sono tra le istituzioni, le tre camere di commercio, province e i comuni. Negli ultimi due anni siamo riusciti a fare tre progetti, per dando i denari non vengono al distretto, vanno direttamente a coloro i quali partecipano ai progetti. Due progetti da 50 milioni, uno da 35 milioni. E questo significa avere l'opportunità di uno sviluppo agroalimentare, perché? Scusate, ma un passaggio da vinicolo ve lo devo fare. Puglia significa 10 milioni di ettolitri di produzione. Bene, in Europa abbiamo l'Italia che ne produce 50, la Francia che ne produce 45, media di 5 anni, Spagna 39 e poi subito dopo viene la Germania che ne produce 9. Quindi la Puglia che ne produce 10, mi dovete scusare, ma è importantissima. Questo è un settore veramente molto importante che noi stiamo spingendo a tutti i livelli, soprattutto europeo, perché poi alla fine i denari vengono da là. Avere la possibilità di poter sviluppare questo settore è veramente importantissimo. Devo fare un passaggio ad un signore che non c'è più, conterraneo, un mio amico. Io vi preciso che sono oriundo di San Donaci, perché mio nonno Candido era di Guagnano, per cui io sono oriundo di Guagnano. Mimino Taurino. Mimino Taurino negli anni 70 è stato il primo di Guagnano sicuramente, ma della zona del nord leccese, a portare i vini negli Stati Uniti d'America. E quindi corre l'obbligo di ricordare questa persona, perché ha fatto tantissimo per questo territorio. Grazie molte. Grazie a lei. E per la Wine Destination che può fare il distretto? È importantissimo il ruolo del distretto per la Wine Destination. Sorry. Per la destinazione, per questo territorio che possa diventare luogo... Ma l'ho detto prima, i partner che stanno lavorando col distretto sono circa 300, di cui 200 nel settore vitivinicolo. Noi stiamo veramente lottando, perché non è facile. Questa sera non posso parlare di numeri, siate tranquilli, sereni, perché quello che è accaduto in campagna nell'ultimo mese e mezzo e quello che sta succedendo in questi giorni, io personalmente, ma un poco tutti, lo stiamo seguendo. Arriveranno delle buone, delle ottime notizie, non ve le posso anticipare oggi perché sarebbe, come dire, una stupidaggine. Però ci sono queste opportunità. Nel frattempo noi ci stiamo dando da fare, perché lavoriamo tantissimo. Io sono nel consiglio che c'è il direttore e gli rompo l'anima, e lavoriamo veramente molto. Perché? Perché noi abbiamo l'opportunità. I due primi vini nel mondo sono il Prosecco italiano, il Prosecco e poi il Primitivo. Stiamo cercando di far diventare il Negramaro il terzo vino nel mondo. Grazie, grazie veramente. Allora, io direi il direttore Minieri, questo consorzio è importantissimo, di grande valore per la qualificazione dei nostri vini. Prego, ci dica. Un territorio bellissimo, quando il sindaco parla di questo territorio brillano gli occhi, perché parla di tutta una serie di coincidenze particolari che rendono il fatto che forse possa uscire il vino migliore del mondo? Sicuramente, soprattutto se sai Salentino poi, perché come Negramaro può anche uscire come GT Salento, ma il sale Salentino è migliore, insomma. Innanzitutto porto i saluti da parte del presidente Damiano Reale. Il nostro consorzio, appunto, è nato circa 20 anni fa, il consorzio delle Salice, e raggruppiamo il 98% delle aziende che producono Salice Salentino, quindi 100%. E
cosa dobbiamo dire? Lo scopo del consorzio, gli obiettivi sono principalmente la promozione, la tutela e la valorizzazione, quindi diciamo sposa benissimo le serate del premio del Negro Amaro. Come consorzio abbiamo appunto qua Alessandro Candido, che è uno dei consiglieri storici. Ricordo sempre, diciamo, dobbiamo ringraziare oltre chiaramente anche a Cosimo Taurino, ma le aziende storiche del Stadio Tarentino, Leone De Castis, ma anche Sandro Candido, azienda Candido, è stata una delle prime aziende in qualche modo che, no, sicuramente che hanno prodotto Stadio Tarentino. Io ho delle bottiglie di Stadio Tarentino Candido del 1975. No, vabbè. Quindi come consorzio sicuramente possiamo dare una mano nelle prossime edizioni andando a coinvolgere le aziende di Salice che associate al nostro consorzio che non hanno partecipato quest'anno. Questa è la nostra promessa, insomma, Sindaco. E poi lavorate per la qualità dei nostri vini, che è la prima cosa importante per tutti noi. Senz'altro. E per la Wine Destination, per tutto quello che vogliamo fare. Quindi senz'altro. Veramente, veramente grazie. Grazie. E adesso veniamo all'AIS, altro ruolo fondamentale per il racconto dei vini e dell'abbinamento tra vino e cibo. Io ricordo, mi permetto di ricordare, quando abbiamo iniziato un po' questo percorso, come ci si lamentava del fatto che nella nostra ristorazione ci fosse un grande deficit di narrazione dei nostri vini e dell'abbinamento. Anzi, dirò di più, forse c'era anche un problema di presenza dei nostri vini e dei nostri oli nei ristoranti locali. Adesso non è più così, è un altro mondo e l'AIS ha fatto moltissimo da questo punto di vista e veramente vi ringraziamo. Avete un ruolo fondamentale. Carmine Grasso ha vinto, se ho capito bene, quest'anno questo premio del miglior sommelier di Negro Amaro del 2023, pur essendo della BAT di Barletta, sì. E dell'AIS, appunto, non delegato. Prego. Innanzitutto vi ringrazio, buonasera a tutti, ringrazio il sindaco e tutto il comitato organizzativo per l'invito, per me è stato un grandissimo onore poter dare il mio contributo e vi porto i saluti del delegato di AIS Lecce Marco Albanese e nonché del presidente di AIS Puglia Giacomo D'Ambrosio. Come ha ben detto lei, l'AIS da sempre si pone come obiettivo principale quello della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Quindi non poteva non essere presente a un evento così importante dove appunto si raccontava una di quelle che è le eccellenze vinicole di questa terra, ovvero il Negro Amaro. Con i nostri sommelier che sono presenti ai banchi d'assaggio, che hanno adesso questa nuova figura, perché adesso il sommelier si sta svestendo un attimino di quella che è solo l'aspetto tecnico, ma sta puntando più a un vero e proprio, una vera e propria comunicazione. Si parla di sommelier comunicatore, di racconto, perché è giusto che sia così, perché dietro ogni bottiglia di vino c'è sempre una storia, un vissuto, un uomo che fa dei sacrifici per realizzare quel nettare che poi ci ritroviamo all'interno del calice. Quindi la nostra figura è proprio quella di dover raccontare. Ed è stato per me un grandissimo onore poter dare il mio piccolo contributo nel racconto in una città, quella di Guagnano, che rappresenta poi uno di quei paesi della culla geografica del Negro Amaro, della terra d'elezione del Negro Amaro. Quella terra tra due mari che ospita queste vigne da secoli e che grazie al lavoro di grandi uomini, di vignaioli, di enologi e di tecnici ha saputo forgiare dei vini che sono dei capolavori adesso, che rappresentano una vera sintesi liquida di quella che è l'anima salentina. Perché credetemi, sono stato accolto in questi giorni in una maniera emozionante dai produttori che mi hanno aperto le loro porte e mi hanno aperto anche i loro cuori raccontandomi le storie, i vissuti, i sacrifici che hanno dovuto fare. E non si può non comprendere l'anima salentina prescindendo dal Negro Amaro, così come non si può comprendere il Negro Amaro se non lo si colloca qui, nel Salento, nel tacco d'Italia. E quindi quello che mi sento di dire è che il Negro Amaro è il vessillo del Salento, è il suo portabandiera. E sono sicuro che nel futuro, grazie alla sua grande versatilità proprio come vitigno e al continuo lavoro eccellente che i produttori faranno, saprà regalarci grandi sorprese, nuovi volti
e sicuramente donarci tante nuove emozioni che toccheranno in sommelier raccontare. Grazie. Un concetto importantissimo: il vino non è un prodotto, è un elemento che caratterizza il territorio fortemente, ed è l'elemento identitario forse più caratterizzante di un territorio. Quindi grazie per quello che fate. Grazie a voi. In questa direzione. Prego. E adesso entriamo nel vivissimo, arriviamo finalmente a premiare i tre primati di questa sera. Allora, caro sindaco, raccontaci che cos'è questo premio, che senso ha, come nasce. Vai. Sì, questo premio nasce ormai da un po' di anni, in cui si è pensato dal 2008 in poi di riconoscere a tre personalità, per motivazioni diverse, per provenienze diverse, che hanno, sono distinte in vari settori, che hanno fatto brillare questo territorio, o comunque hanno fatto brillare idee che si confanno alle ambizioni, agli obiettivi e alle peculiarità di un territorio come questo. Quindi il premio Radici del Negramaro è un premio che viene dato a un guagnanese che si è distinto per varie ragioni, e stasera ne avremo diciamo, dimostrazione. Poi il premio Ambasciatore del Negramaro a un salentino, come in questo caso il senatore Stefano, che ha veramente portato il Negramaro in Italia e fuori dall'Italia attraverso azioni concrete, concretissime e dimostrabili. E poi il premio a una personalità non del territorio, ma che comunque lavora su idee che possono, ecco, essere attraibili per quello che noi vogliamo fare, come sarà la persona di Emilio Casalini, che noi stasera avremo il piacere di ospitare e di ascoltare soprattutto. E quindi? Se posso aggiungere qualcosa, le motivazioni dei premi di quest'anno, abbiamo scelto di dargli due direzioni. La prima direzione è, diciamo, quello che noi diamo, e la seconda è quella che loro ci danno a noi. Ad esempio, nel caso di padre Tonino, è importante, è vero, lui è un po' il ceppo buono che abbiamo portato altrove, però è giusto anche che noi impariamo da lui a mantenere questo spirito di solidarietà e di attenzione verso le marginalità. Così come anche ad Emilio, noi affidiamo un premio, però affidiamo anche un testimone che deve raccontare, che deve parlare di noi, così come anche per Dario, diciamo, no? Che continuerà la sua opera costante, diciamo, in questo senso di divulgazione di come si può sviluppare un territorio attraverso il vino. E allora io direi, facciamo salire qui sul palco Emilio Casalini, prego. Il primo premio, il premio Terre del Negramaro, a personalità appartenenti al mondo dell'imprenditoria, della cultura, della scienza, della politica, dello spettacolo, delle arti in genere, dello sport. Allora, io vorrei raccontare un attimo molto molto velocemente questo signore che tutti voi conoscete, però guardando un po' il suo, diciamo, il suo curriculum vitae. Buonasera intanto. Buonasera, benvenuto qui da noi. Perché è un giornalista di inchiesta e di frontiera. Durante gli anni 90 ha raccontato il legato a Sarajevo, la Cambogia, le Repubbliche Baltiche, l'Albania e il Kosovo. Inizia nel 2000 a lavorare in RAI e là si occupa di trasmissioni di geopolitica come Dagli Appennini alle Ande, fa l'inviato a C'era una volta, e si occupa del programma Euro Media Heritage dell'Unione Europea, di documentari sulla condizione della donna e del patrimonio culturale in Algeria, Egitto e Malta. Per la Educational è inviato del programma Un Mondo a Colori e lì si occupa dell'immigrazione e dei cittadini stranieri. Nel 2007, sempre per l'Educational, diventa coautore di Crash e si occupa anche di caporalato in Puglia. Nel 2012 inizia il filone del traffico dei rifiuti tossici e quindi per Rai 3, come inviato di Report, si occupa di inchieste sul demanio marittimo, sull'ambiente, sul traffico di rifiuti, eccetera, eccetera. Per questa prima parte
vince il premio giornalistico televisivo Ilaria D'Alpi per un'inchiesta appunto sul traffico internazionale di rifiuti e il premio giornalistico Enzo Baldoni con un documentario sulla condizione dei giovani in Iran. Dopodiché cambia tutto, si stufa secondo me e decide che si vuole occupare di bellezza, vero? Perché iniziano tutta una serie di iniziative in cui lui vede il mondo in positivo, ha bisogno di vedere le cose belle, le opportunità che dai territori e dalle situazioni e dalle persone e dalle comunità possono uscire. E quindi nel 2014 pubblica l'ebook fondato sulla bellezza, nel 2015 è coautore su Radio 2 di Bella Davvero, un viaggio guidato dell'emozione alla scoperta dei luoghi meno conosciuti. Nel 2016 fonda la casa editrice Spina di Tore, con cui esce il libro Rifondata sulla bellezza, e nel 2020 diventa autore e conduttore su Rai 3 di Generazione Bellezza. Parla solo di bellezza, andatevi a vedere per cortesia su Rai Play le puntate di Generazione Bellezza, perché veramente riscaldano il cuore, ci racconta come persone, comunità, territori riescono a trovare da quello che il territorio ha percorsi di crescita, di sviluppo, di superamento di problematiche per costruire un mondo migliore. Allora, caro Emilio, non so se io ho detto il giusto, però mi permetto di chiederle, questo pomeriggio è stato qui da noi, so che ha visto alcune eccellenze del nostro territorio, mi domando se ha colto in questo territorio, che era la prima volta che visitava, vero? Si è accolto quegli aspetti che ci possono far pensare a una bellissima puntata di Generazione Bellezza qui. Adesso non è importanza se la farà o meno, ma se ci sono gli ingredienti per poter pensare a un progetto che faccia, come dire, pensare a cose belle per tutti noi. Allora, io a un certo punto, oggi ho incontrato varie persone, una persona, Claudio Quarta, dice: perché facciamo tutt'altra vita, perché fai questo oggi, vignaiolo, fai vino, vinci premi eccetera, perché non ero felice, facevo una cosa molto figa ma non ero felice, esattamente quello che è capitato a me, io ero in un posto straordinario, per chi fa giornalismo d'inchiesta report è il sogno, il problema è che non andavo bene io lì dentro, quindi non è un problema di quello che fai, non è che fare il biologo è una cosa sbagliata, è che magari la vita ti ha portato a essere qualcosa che non è perfettamente la realizzazione di quello che sei, e quindi ho deciso semplicemente di cambiare e di seguire quello che sono. Lui l'ha fatto con una cantina, io l'ho fatto con questo tema quasi monotono della bellezza, in realtà è una declinazione continua, e racconto quelli che fanno la stessa cosa, cioè il programma Generazione Bellezza racconta storie di persone, non racconta posti belli, racconta storie di persone che hanno deciso di agire, che hanno smesso di lamentarsi, è perché la burocrazia, è perché non ci sono i soldi, è perché questa, perché quell'altra, perché questo, basta lamentarsi sempre, lagnarsi, questa abitudine del lagnarsi, no? Io voglio fare qualcosa per me prima di tutto, voglio essere felice. Io, quanti territori, quante persone hanno seguito un sogno, hanno seguito un'idea, una visione. Nel programma si raccontano storie reali di persone che hanno detto basta lamentarsi, si può fare. E allora quando hai un posto che questo territorio ha una visione, intanto c'è un percorso partecipato, c'è un percorso collettivo, non lo fa un sindaco, non lo fa un assessore, non lo fa neanche un presidente di una regione, lo fanno, o un imprenditore per quanto ricco, potente, non lo fa uno, non lo puoi fare, c'è un percorso condiviso di tante persone che decidono di riappropriarsi del proprio destino, che sembra una cosa gigantesca, in realtà condivide ognuno di noi
da chi sta passeggiando, da chi sta ascoltando con attenzione, da chi sta ascoltando, passeggiando rimane solo una parola, dal signore lì sulla terrazza. Ci sono tantissimi meccanismi diversi che vengono attivati dalla voglia di essere felici, semplicemente questo. Perché tu viviamo in un posto, allora a me fa impressione quando leggo delle notizie, secondo me aberranti, perché un terzo della popolazione italiana vive sotto la soglia della povertà, stiamo scherzando, siamo un paese che vive in un livello di ricchezza impressionante, noi abbiamo una quantità di benessere che è allucinante rispetto a quello anche che ha l'altra parte del mondo, viviamo bene, bene, ma non siamo felici, perché manca un pezzetto in più nel delta, nella distanza tra quello che c'è fuori, prima si parlava di territori, e comunità. Manca ancora in molti posti la condivisione, la sinergia, l'armonia tra territorio e comunità. E uno degli strumenti per crearlo è, da una parte, un'economia, e la parola economia deriva da oikos nomia. Oikos è la casa, nomia sono le regole. Quindi economia significa le regole di una casa comune in cui tutti si sta insieme. Questa economia genera un'azione, un'attività che ci permette di sentirci collegati. E allora arrivo alla risposta. Sì, c'è una dimensione incompleta e non è un'offesa, è un percorso. È un percorso perché Negramaro è un brand forte già, ma forse non ha dietro di sé una comunità che ha ancora sviluppato una consapevolezza del valore di tutto questo. Ci sono delle eccellenze, ci sono delle persone che stanno andando avanti di apripista, ci sono studenti, insegnanti, persone che lavorano, amministratori, comunità, associazioni, ma c'è ancora un percorso di una comunità che tutta insieme ha ancora lo spazio, non è una mancanza, è un qualcosa che è un'opportunità, non è qualcosa che manca. Io mi sono stancato di raccontare solo le cose che andavano male, il che non vuol dire raccontare solo quelle che vanno bene, vuol dire vedere quello che si può fare ancora per ritrovare un'armonia e anche alla fine essere felici come una comunità. Non può esserci una felicità singola in un territorio che non lo è. Se noi impariamo a capire il nostro tassello del mosaico, a capire noi quali tessera siamo, quale tessera vogliamo essere anche, a qualsiasi che hai 12 anni, che hai 95. Se noi impariamo a capire quale tessera vogliamo essere in questo territorio, torniamo, non andiamo più via, perché abbiamo quella possibilità di non andarcene, non siamo più un'area interna da cui te ne vai, siamo un'area in cui torni perché sei nato qua, torni perché sei nato a Milano, torni perché sei nato, vieni perché sei nato in Papua Guinea e pensi che sia bello fare, lo so, il lavoro da remoto in questo posto. Perché? Perché è un posto che ha un'identità. E quello che diceva poco fa, scusami, non ricordo il tuo nome, il sommelier, diventa racconto. Allora non basta che una cantina figa faccia il racconto, non basta un festival. Tu cominci a diventare una destinazione che funziona. Una destinazione, non una vocazione, una destinazione che funziona quando un territorio, nelle sue infinite partecipazioni e declinazioni, racconta se stesso. Quindi ognuno trova l'equilibrio per raccontare se stesso. A quel punto un territorio che si racconta è un territorio dove si vive bene e si sta bene e tante persone possono essere felici. Grazie. Abbiamo visitato delle eccellenze, nel senso di capire oggi pomeriggio, ma la differenza è la qualità diffusa, la bellezza diffusa, la consapevolezza di questo, vero? Mi sembra di capire che se fosse un passaggio. La qualità. Impariamo dai migliori. In Trentino, Alpi Paganella sono al massimo livello del turismo in Italia. Parliamo di un posto dove arrivi in albergo e non c'è la brochure del vatti a fare la cosa così, e tu arrivi, come sta la tua anima? Cioè arrivi in albergo e trovi la brochure con scritto come sta la tua anima? Capito il livello del turismo? Cioè ognuno ha i turisti che si merita. Se tu vai in un ristorante e offri schifezze, chi vuoi che venga a mangiare da te? Se tu offri qualità bassa, chi vuoi che venga come turista? Ah, abbiamo i turisti beceri, questi ubriachi, hanno brutta gente. E con tu cosa hai offerto?
ti sei posto come un'eccellenza? Hai soddisfatto quello che tu vorresti trovare? Sei un'eccellenza del turismo assoluta? Perché allora solo se sei un'eccellenza del turismo poi ti potrai sperare di avere persone eccellenti. Allora, quando io arrivo in un albergo e trovo come sta la tua anima, vuol dire che hanno fatto un livello, ma non è arrivata per caso. Hanno fatto un percorso, si chiama Future Lab, in cui per anni hanno coinvolto le persone dicendo: ma tu che territorio vuoi vivere? Come vuoi che sia questa terra? E stanno decidendo di ridurre il numero di posti letto per vivere meglio, perché non possono, vogliono guadagnare, basta, perché vive il percorso di una comunità. Allora, ci sono storie in cui noi possiamo decidere davvero quello che essere, e possiamo essere anche tante persone che oggi hanno un sogno dentro di essere un artista, di essere un narratore, di tante cose, e possono trovare, questo è lo scopo anche di un'amministrazione, di un progetto come questo, creare le condizioni perché le persone possano realizzare se stessi. Allora tu di colpo diventi più ricco. E allora io ho trovato storie incredibili, cioè Generazione Bellezza, si tratta di un sognatore che ha creato un teatro, il teatro di Andromeda in Sicilia, 100.000 persone, perché ha messo delle pietre una sopra l'altra. Hanno creato un labirinto in mezzo al nulla, migliaia di persone. Hanno creato tasselli di identità, Sciacca, un territorio che oggi ho visto Sensi dentro la cantina. Sensi, un museo, declinando l'esperienza di quello che c'è. Quanto c'è ancora da far emergere in questo territorio, in questa terra, che può essere raccontato? Ecco, penso che la sfida sia questa, no? Far emergere. E quello poi, sai cosa succede? Che quando fai emergere bene le eccellenze, crei consapevolezza. Quella consapevolezza poi diventa racconto, e poi arrivano i giornalisti o i turisti a raccontarlo, perché hai creato quel valore. Allora diventa automatico, e allora ognuno si sente parte di questo racconto, e diventa un racconto collettivo in cui sei felice e orgoglioso di essere nato a Guadiana. Grazie. Io inviterei sul palco Donato Metallo. Prego, Donato. Premio Terre del Negramaro ad Emilio Casalini per essere testimone e voce narrante di un'Italia di giacimenti di bellezza mai patinati, fatta di strade e soluzioni concrete verso la crescita sociale e culturale, di empatia e di coralità diffusa, di prossimità e passioni civili, per essere straordinario portatore di un'idea di sviluppo locale alla quale questo territorio si ispira e guarda con fattiva attenzione. Lasciamo a te la parola da far viaggiare lontano, altrove, come sigillo di una cittadinanza delle terre del Negromaro. Grazie. Consegna il premio Donato Metallo. Grazie, grazie davvero, un grandissimo piacere, un grandissimo onore. Grazie. E adesso passiamo al secondo premio. Pregherei di salire sul palco il senatore Dario Stefano. Premio Ambasciatore del Negromaro, da assegnare a personalità che con il loro operato hanno dato lustro e riconoscibilità al nostro territorio, promuovendolo in Italia e nel mondo. Beh, per me presentare Dario, devo dire la verità, è un po' difficile. Ci conosciamo da sempre e in tutto quello che ha fatto, devo essere sincera, l'ha fatto sempre con dei livelli di eccellenza unici. Ci siamo conosciuti piccoli imprenditori tutti e due, ci siamo ritrovati in Confindustria e lui ha raggiunto ruoli apicali a livello territoriale ma anche a livello nazionale. Nel 2005 si candida al Consiglio regionale e viene eletto primo della sua lista, diventa presidente della quarta commissione sullo sviluppo economico e poi nel 2009, durante un rimpasto, Vendola lo nomina assessore alle risorse agroalimentari, divenne anche coordinatore della commissione politiche agricole della conferenza Stato-Regione. Nel 2010 si ricandida, prende 11.000 preferenze,
viene rieletto ovviamente consigliere regionale e continua il suo operato come assessore. È stato un eccellente, lo posso dire senza timore di essere smentita, assessore all'agricoltura, riconosciuto dagli operatori ma devo dire anche dai suoi avversari politici. Dialoga con le imprese, cosa fare perché è un manager, è un imprenditore, prima ancora di essere un coraggio, arrivano i finanziamenti, cominciano a costituirsi appunto i distretti, le reti, e la Puglia comincia a crescere anche dal punto di vista della qualità dei vini e della produzione agroalimentare. Nel 2013 viene eletto senatore della Repubblica, presidente della giunta per le elezioni e le autorizzazioni di immunità del Senato e si trova a fare da relatore sulla pratica della decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, ve lo ricordate, era sulle televisioni con una certa, diciamo, regolarità. Grande amore per la sua terra, per il vino, e a questo punto non posso non ricordare le iniziative importanti che ha fatto come assessore e anche come senatore sulle proposte di legge per introdurre l'insegnamento di storia e cultura del vino nelle scuole, per l'ordinamento della professione di enologo nella professione di enotecnico, ed è il padre delle norme che hanno introdotto la disciplina delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Devo dire che ha messo, a mio parere, anche le basi normative della Wine Hospitality. Infatti scrive nel 2020 Turismo del vino in Italia, storia normativa e buone pratiche. Fa il docente universitario, in particolare si sta occupando di Wine Destination, dalla Wine Hospitality alla Wine Destination. Dopodiché finisco per dire che produce, sotto l'attenta guida di Riccardo Cotarella, un rosé di Negroamaro che ha già ottenuto 5 grappoli della prestigiosa guida bibenda del sommelier. Si chiama Tacco Rosa. Nel 2022 Assoenologi lo nomina personaggio dell'anno. Che altro dirvi? Come fare a non dare questo premio a Dario? Prego, Dario. Ma io grazie a tutti, io intanto vi ringrazio il sindaco, ringrazio il comitato per aver pensato a me, per me è motivo di orgoglio perché io ho sempre immaginato che questo nostro territorio, a proposito di declinazioni in aree, debba recuperare le proprie identità, non in una logica di perimetro chiuso ma in una logica di promozione e di racconto alle nuove generazioni perché diventi elemento di sviluppo locale. Per me questa è la terra del Negroamaro ed ho sempre voluto dedicare a questo luogo, a questo territorio, le attenzioni che meritano, perché merita, perché il Negroamaro è uno dei nostri grandi ambasciatori nel mondo ed è un ambasciatore che ci ha consentito sempre di dimostrare e ancor più oggi che questa non è più solo terra di produzione di uve ma è terra di produzione di vini di qualità che possono competere con blasoni importanti in Italia e nel mondo. Io dico sempre, però l'ho detto l'altra sera, mi piace ripeterlo perché credo che ci aiuti anche a non perdere motivazioni. Io credo che abbiamo appena cominciato, perché questa terra diventi wine destination come tutti vogliamo ormai, e cioè perché questa terra riesca attraverso il vino, che diventa uno strumento, un driver, perché questa terra riesca finalmente attraverso le proprie tradizioni, le proprie storie, le proprie bellezze, i propri borghi rurali, a presentarsi, a raccontarsi nel mondo, noi dobbiamo mettere in campo uno sforzo collettivo che traguardi il primo obiettivo, che è quello di recuperare orgoglio identitario. Dobbiamo tornare ad essere orgogliosi delle nostre identità, sentirci cittadini europei ma in una chiave di orgoglio identitario che ci deve portare ad entrare nei luoghi e ad avere
quando accogliamo un turista, che sia italiano, straniero o di qualsiasi parte del mondo, ad avere l'orgoglio di dire noi siamo questo, e con la genuinità ti raccontiamo. Ho sentito il premiato prima di me, delle cose che mi ha detto, mi ha colpito un termine che io voglio recuperare qui, cioè quello di dire di provare a raccontarci con la qualità. La qualità per me non è solo il buon vino, la qualità per me è l'autenticità del racconto. Per essere attrattivi, per vincere la sfida, per vincere anche la nostra capacità di attrarre le nuove generazioni e dirgli rimanete qui perché possiamo competere con il resto del mondo, noi dobbiamo essere autentici. Perché se Emilio oggi fosse andato in una cantina anonima, Emilio avrebbe portato via un ricordo di questo luogo che non lo avrebbe impressionato, non lo avrebbe emozionato e probabilmente non lo avrebbe raccontato non solo in TV, come sono convinto farà, ma soprattutto ai suoi amici, alle persone che stima, alle persone a cui vuole bene. Allora, recuperiamo l'orgoglio identitario, perché siamo una terra che ha grandi tradizioni, proiettiamolo in una dimensione nuova, innovata, ma senza mai perdere quella identità, e facciamolo con la qualità e la bellezza che i nostri luoghi sanno raccontare. Grazie. Premio ambasciatore del Negromaro a Dario Stefano per il grande impegno profuso al servizio del mondo agricolo e in particolare di quello vitivinicolo, dimostrando capacità di governo e di innovazione. Il suo lavoro legislativo ha aperto un ciclo virtuoso nel quale il turismo del vino e dell'olio, con la sua struttura e offerta di servizio culturale, diventa uno degli strumenti più efficaci per lo sviluppo delle aree interne e la valorizzazione delle identità locali della Puglia e dell'Italia nel complesso. Al nostro sindaco il piacere e l'onore di premiare Dario. È un grande piacere. Il premio quest'anno, i premi, sono fatti come sempre da Mario Miccoli, il nostro bravissimo artista, e da sua moglie Nadia. Quest'anno ha scelto un legno di recupero, ovviamente tutto dipinto a mano, che rappresenta il logo delle terre del Negromaro. Come dice il nostro angelo, premio Radici del Negromaro, da assegnare a un cittadino del comune di Guagliano che per motivi di lavoro, di studio o di vita personale si è reso particolarmente meritevole nello sviluppo e nella crescita culturale, sociale ed economica del proprio territorio di origine. Padre Antonio Leuci, cittadino guaglianese, missionario, prego. Allora, forse lo presenti tu, perché no. Essendo un cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia dal 2010, superiore provinciale dei padri rogazionisti del Cuore di Gesù da gennaio 2023 e dal 2017 nominato direttore di Caritas Nazionale Albania. Una notizia importantissima, bellissima, che ha riempito il cuore di tutti i guagnanesi, veramente un grande orgoglio, e che testimonia un lavoro importante del nostro padre lì in Albania, soprattutto per il sostegno e la formazione delle nuove generazioni. Prego. Sì, semplicemente io ho portato la parte buona, umana della nostra Guagliano all'estero. Ho avuto la fortuna di girare il mondo, insomma, su questo sono stato fortunato, e poi ultimamente sono già 25 anni che sono fermo lì in Albania, e come voi sapete l'Albania ha trascorso un periodo molto difficile subito dopo la caduta del regime, ma anche prima, insomma, una terra particolare, una terra
direi arida, dura, come certe volte anche nel volto degli albanesi si può annotare. Comunque c'è stata una grande trasformazione, adesso chiunque viene in Albania vede Tirana, per esempio, una capitale come tutte le altre città europee. Ecco. E ringrazio il sindaco e il comitato per questo premio. Spero di essere sempre, sono orgoglioso di essere guagnanese, io dico sono salentino, dove vado vado subito, si accorgono perché non ho perso l'accento salentino, pur mancando da parecchio tempo qui a Guagnano, io vengo soltanto un po' qualche giorno e poi ritorno subito per il lavoro. La mia scuola, la scuola che ho costruita è salentina, perché chiunque entra vede tantissimi alberi secolari di ulivo, quindi c'è un'impronta proprio guagnanese della scuola. Grazie a tutti. Grazie a lei. Premio Radici del Negromaro a padre Antonio Leci, per essere rappresentare quel ceppo di vigna della nostra comunità, del nostro territorio, che porta con forza e perseveranza rami, frutti e vino buono nell'altrove, in altre terre, presso le debolezze e le marginalità odierne. Per il suo essere prossimo e missionario errante, senza riserve, che lascia nel suo andare e tornare una traccia di reciprocità, della quale noi dobbiamo essere fieri custodi e praticanti. Grazie. Prego, consegna il premio Angelo Metrangolo. Grazie ancora. Bene, caro sindaco, caro Angelo, cari tutti. Si è fatto tardi. Abbiamo finito, abbiamo concluso. Io intanto ti ringrazio per la tua conduzione e moderazione, che era quello che ci aspettavamo da te, perché ci serviva una persona che conosce i temi e siamo felici di averti avuto con noi e ti ringraziamo. Grazie. Io mi sono raccomandato con tutto il comitato tecnico operativo, non andate in giro, ma so che stanno lavorando dappertutto, però vorrei che chi c'è in giro per favore salisse, perché poi sennò sono sempre le stesse facce che sono molto reticenti, che devono raccontare tutto, ma so benissimo che sono sparsi per tutto l'evento, perché è un lavoro continuo. Voglio in chiusura, Stefania, voglio dire una cosa importante, molto importante. Abbiamo lavorato in questa settimana con sentimenti contrastanti, perché questo è il momento più bello della nostra comunità, il momento più bello dell'anno, in cui c'è tanto lavoro, c'è tanta poesia e c'è tanto sogno. Però è stata una settimana difficile per la nostra comunità, molto difficile, perché lavorare in un contesto in cui due giovani madri vengono a mancare lasciando figli giovani, ma prima di loro un'altra giovane madre e un altro giovane quarantenne che ci hanno lasciato in maniera tragica, non è stato facile. Molte volte bisogna andare avanti a cospetto di tutto. Però voglio dire questo, l'unica cosa che noi forse potremmo fare per quei ragazzi lasciati in età troppo tenera e garantire a quelle madri che sono andate via che in qualche modo i loro figli in futuro possano avere motivi e possibilità di rimanere su questi territori. Ciao Elenia, ciao Sara. Grazie sindaco. Angelo, tu vuoi dire qualcosa? Ma poi non è venuto nessuno, mi sembra. Avete chiamato? No, io sarei voluto. Dobbiamo chiudere perché c'è Serena Brancale che deve salire. Quanti in rassegna, velocissimamente. Fanno parte del comitato Angelo Bianco, Antonio Congedo, Gaetano Scarciglia, Andrea Leci, Mimma Leci, Tiziana Marcucci, Luca Ricciato, Mino Rosato, Francesca Seria e Claudio Sorretto. Come se fossero qui con noi. Grazie a tutti. Grazie. Godiamoci tutte le sfumature del nostro centro storico. E questo bellissimo concerto di Serena Brancale, una bravissima musicista, un talento. Buonasera, grazie ancora. Grazie. E scusatemi.
toglierlo il gioco. Sei stato bellissimo. No, vabbè, meglio della vendetta, meglio della vendetta, solo che lei era di oggi. Porta un sacco di panza, quando andate le persone, ma io non la piace, non sono televisore, io sono un fotografo, non c'è niente a fare sul mercato. Thank you.
the day unfolds, challenge what that future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. Gotta be big, gotta be bold, gotta be wiser, gotta be hard, gotta be tough, gotta be stronger, gotta be cool, gotta be calm, gotta stay together. Allora, il tuo dolce amore, volevo una qualche cosa. Che nemmeno ho voglia di parlare.